Salve, sono Alfonso Mazzuolo, dipendente della Casa di Cura La Quiete a Capezzano. Noi oggi siamo per spiegare le condizioni in cui stiamo, in cui viviamo, non solo noi come dipendenti, ma anche le nostre famiglie. Vogliamo fare un appello a tutti, a chi ci ascolta e a chi ci sta seguendo in questo momento, che adesso basta, non ce la facciamo più. Siamo agli estremi e nonostante ciò assistiamo i nostri pazienti in un modo passionale, umano e tant'altro. Come infatti stanno venendo alcune ASL di appartenenza di ogni singolo paziente e stanno verificando nelle condizioni in cui stanno i nostri pazienti e in cui li trattiamo. Quindi cerchiamo di avere un quadro generale e facciamo in modo che chiunque ci ascolti ci possa dare una mano, un aiuto più che altro. Cosa poi possiamo dire più, ragazzi? Che più tardi ci sarà una riunione sindacale. Oggi ci sta anche una riunione a livello regionale, che ci sono presenti tutti i rappresentanti regionali e provinciali, le sigle sindacali della CGIL e della CISL. Stiamo cercando di chiedere aiuto a chiunque, qualsiasi persona. E datemi una mano, ragazzi. Facciamo un appello anche ai politici, che non si fanno vedere mai, che ci venissero a aiutare, che non venissero solo qua a chiedere i voti. Sono 11 mesi che non percepiamo niente, siamo diventati proprio delle larve umane, che non possiamo portare neanche un piatto a casa, sul tavolo, per i nostri figli. E bisogna ringraziare a Calabrese per tutto questo.